Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Qualche minuto di ritardo sulla nostra bella di marcia, ma eccoci qua, una nuova settimana in vostra compagnia. Lunedì 22 febbraio apriamo la nostra puntata come sempre dando uno sguardo velocissimo all'inquinamento atmosferico sopra la nostra città. In questo momento il tasso medio di PM2,5 è di 58 microgrammi per metro cubo, il livello che ci arriva dalle 100 e più ariane installate sui balconi e sui terrazzi della nostra città, appunto grazie ai ragazzi di Wise Air, 58 microgrammi per metro cubo. Andiamo avanti parlando, lo sapete, il lunedì si parla di sport, lo facciamo parlando di calcio femminile. Questo weekend non hanno giocato le ragazze, perché? Perché c'era la pausa nazionale, che appunto mercoledì vedrà l'Italia contro Israele. Ma meglio di me sicuramente ci può raccontare tutto Mattia Del Giudice di Caterina Rosa, collegato con noi. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti quanti. Allora, dicevo appunto, weekend senza partite per il campionato femminile, così tutti davanti allo schermo a vedere il derby milanista del maschile, ma weekend importante perché mercoledì c'è la nazionale, giusto? Esattamente, una partita fondamentale contro Israele, partita che sarebbe già dovuta giocare ad ottobre, ma fu rinviata proprio a causa del Covid. La nazionale israeliana non riuscì a partire per raggiungere il nostro paese. Si giocherà quindi mercoledì e serve assolutamente una vittoria per qualificarsi direttamente agli europei del 2022. All'Italia servirà un 2-0, quindi bisogna segnare almeno due gol per riuscire a qualificarsi nel girone delle migliori seconde poi di ogni girone, visto che nel nostro purtroppo la Danimarca ha dato il 100%, è andata a 100 all'ora e non siamo riusciti ad agguantarla. Quindi bisognerà vincere 2-0 per raggiungere gli europei il prima possibile. Con che squadra andremo a giocare e dove giochiamo? Probabilmente giocheremo con un 4-4-2 con in porta Laura Giuliani, portiere della Juventus, difesa 4 con Terzini, Lisa Boattin e Elisa Bartoli spostata sulla destra vista l'assenza di Agliaguagni, centrali Capitan Saragama e Delena Linari, centrocampo a 4 invece con esterni Cernoia e Bonansea, mentre al centro Giuliano Caruso che torna da un infortunio, e infine in attacco la coppia Cristiana Girelli, Valentina Giacinti, che sono un po' le grandi bomber del nostro campionato. Giocatrice, appunto, dicevi Girelli e Giacinti, che sono fondamentali per la nostra nazionale e anche per il nostro campionato, giusto? Qui vediamo dei dati molto interessanti delle due giocatrici. Esatto, le loro convocazioni, le loro presenze e i loro gol in nazionale. In questo momento Girelli è un po' più esperta, ha giocato più partite con la maglia azzurra, ha segnato anche più gol. Però in questo momento in campionato, appunto, insieme a Daniela Sabatino, che però probabilmente si dirà in panchina, sono le attaccanti di Juventus e Milan, le due squadre che dominano in Italia, sono nelle prime due posizioni del nostro campionato. Quindi ci si affida soprattutto a loro perché devono segnare, abbiamo bisogno di tanti gol. Ecco, dicevi che l'unica possibilità che abbiamo non è più quella di vincere il nostro girone, ma è di arrivare seconde, poi una volta seconde giocarcele con le altre seconde, essere le migliori seconde. Questa è la classifica, giusto? Come funziona? Esatto, c'è la classifica con anche la differenza reti di ogni squadra. In questo momento appunto abbiamo una partita in meno, vincendo andremo a 19, però servono fare quei due gol in più per superare la Svizzera nelle differenze reti e qualificarsi come una delle migliori seconde. Bisogna entrare in quella zona rossa lì, bisogna essere una di quelle tre lì sopra, se no. Esattamente. Quindi altrimenti dovremmo fare i playoff, che però sarebbero altre partite in più, che sarebbe sempre meglio evitare. 19 punti, giusto, almeno 15 gol di differenza reti, tu dici questo, se no non si passa. Esattamente. Settimana prossima, però, appunto, tornerà anche il campionato. Che giornata ci si aspetta? Allora, il Milan andrà in Puglia contro la Pink Bari, ultima in classifica, quindi partita molto abbordabile per le rossonere, in attesa poi della super sfida con la Juventus della settimana successiva. Quindi mi aspetto anche un po' di turnover da parte di mister Maurizio Ganz, proprio in attesa della super partita con la Juventus. L'Inter invece ospiterà l'Hellas Verona, quindi sono due squadre che in classifica in questo momento non sono lontanissime tra di loro. L'Inter ha 14 punti, l'Hellas Verona 10. L'Hellas ha tanto bisogno di punti salvezza. Ecco, l'andata l'Inter riuscì a vincere 2-1 e deve assolutamente confermarsi. Vediamo la classifica, appunto, perché dicevi questa domenica è fondamentale perché il Milan può rimanere incollato quindi alla Juve e la settimana poi che verrà, quella dopo ancora, giocarsi il tutto per tutto nello scontro diretto, giusto?
Esattamente, la Juventus affronterà il San Marino, quindi un'altra partita abbordabile anche per le bianconere, quindi mi aspetto che si arrivi allo scontro diretto con 3 punti che separano le due squadre. Insomma, lo spettacolo quindi non manca nel campionato femminile di Serie A. Se volete farvi appassionare però tutti i giorni da quello che succede, c'è cartellino rosa, giusto Mattia? Esattamente, ci trovate ovunque, su Facebook, Instagram, il canale Telegram, sul nostro canale YouTube. Per rimanere aggiornati, ci siamo ovunque su qualsiasi piattaforma. Perfetto, Mattia, io ti ringrazio tantissimo allora per averci raccontato anche quest'oggi quello che è il calcio femminile italiano. Ci vediamo quindi lunedì prossimo. A presto, Fabio, buongiorno a tutti. Grazie mille a Mattia Del Giudice, noi continuiamo. Oggi il tema è molto importante perché parliamo dello stadio di San Siro, parliamo di tutto quello che ruota intorno a dei progetti molto interessanti sulla riqualificazione dello stadio. Quindi non a quell'idea di abbattere lo stadio e fare uno nuovo, come invece vorrebbero le squadre, le società di Milan e Inter, ma invece dire no, guardate che possiamo darvi uno stadio super efficiente. No, nonostante tutto quello che si dica in giro, con il vecchio stadio, o semplicemente facendo delle piccole accortezze che anzi ne farebbero ancora diventare ancora più bello la nostra scala del calcio. Quindi fra pochissimo con noi collegati due ospiti proprio per parlare di questo tema, ma prima c'è la solita e ben voluta incursione poetica delle foche parlanti, quest'oggi in compagnia di Francesca. Soprattutto, ama come fosse la sola cosa che sai fare. Alla fine, tutto questo non conta nulla, questa pagina su cui indugi, la tua laurea, il tuo lavoro, il denaro, nulla ha importanza, tranne l'amore e il contatto umano. Chi hai amato e con quanta profondità l'hai amato. Il modo in cui hai toccato la gente intorno a te e quanto le hai dato dalla raccolta Milk and Honey di Rupi Kaur. Grazie mille alle foche parlanti, grazie mille davvero Francesca. Queste sono le incursioni poetiche che tutti i giorni potete trovare qui all'interno di Good Morning Milano. Andiamo avanti, appunto, come dicevo, il tema di oggi è lo stadio di San Siro e lo facciamo con degli illustri ospiti che sono collegati con noi, li vedo già collegati con noi. Sto parlando degli ingegneri Riccardo Aceti e Nicola Magistretti. Buongiorno e benvenuti a Good Morning Milano. Buongiorno a voi Buongiorno, e grazie. grazie per l'invito. Grazie a voi per aver accettato l'invito, ma soprattutto grazie a voi per aver proposto un'interessante alternativa alla demolizione dello stadio di San Siro. Stiamo parlando del vostro progetto, dateci un'idea, adesso facciamo una panoramica e poi dopo entriamo nel dettaglio di tutte le domande che avrò su questo bellissimo progetto che avete ideato. Inizio io. Prego, Circa prego, prego, 5 incetti, vada. anni fa è stato sviluppato uno studio in università, proprio il Politecnico di Milano, con dei miei studenti, per avviare innanzitutto una ricerca di quelle che erano le peculiarità, le straordinarietà che caratterizzavano e caratterizzano lo stadio di San Siro. E nel 2016 questo era stato fatto anche per festeggiare in qualche maniera i 90 anni di storia della struttura, che ha una prima edificazione nel 1926. Inoltre, siccome in quel periodo si prospettava la finale della Champions per lo stadio Meazza, appunto, cioè, era anche un modo di renderlo in più celebrativo agli occhi di tutto il mondo. Nell'ambito di questo studio, dopo aver valutato quelle che erano appunto, le caratteristiche, anche le problematiche presenti all'interno dello stadio in termini di funzionalità non ancora espresse, è stata ipotizzata una forma di riuso parziale dello stadio partendo da quel settore che oggi è utilizzato sempre di meno, o comunque utilizzato parzialmente, che è il terzo anello. Quindi, partendo dal presupposto che in quello spazio, sostituendo le gradinate, quindi decostruendo delle porzioni di strutture prefabbricate, ben si prestava il posizionamento di un nuovo volume senza dover alterare significativamente la forma dello stadio, quindi l'icona che è lo stadio Meazza, è stata ipotizzata la collocazione di una galleria, che poi è definita panoramica in quanto è posta in quota, posata sulle strutture esistenti delle torri che garantirebbero gli accessi a questa galleria,
pensando a una fruizione pro futuro, ovvero come oggi viene richiesto, con nuovi spazi per garantire un'apertura 7 giorni su 7 dello stadio, in cui siano presenti elementi volti al commerciale, spazi multimediali, punti di ristoro e permanenza, musei, anche Perfetto. osterie. Ingegnere, la fermo allora perché abbiamo capito appunto che questo è un progetto appunto di riqualificazione. Giustamente lei dice destrutturiamo quello che è uno spazio al momento utilizzato a volte anche male, a volte inutilizzato perché non sempre il terzanello viene aperto, beh, in questo momento men che meno, ma lo rendiamo più funzionale. Ha detto prima, interessante, diceva perché ci sono state delle problematiche legate alla funzionalità dello stadio, non quindi alla struttura dello stadio, giusto? Perché molti, una delle prime notizie che è uscita tempo fa è che lo stadio sia in uno stadio, oddio, si dice così, scusate il gioco di parole, in uno stato decadente, la struttura è pessima. Questo invece non è vero, giusto? No, tanto è vero che recentemente tutto questo è stato confermato dall'esito del collaudo decennale che è stato presentato all'inizio di novembre al Comune di Milano. Collaudo decennale che vale per il decennio, appunto, 2020-2030. Tanto è vero che tra le varie disamine che sono state fatte sullo stadio nell'anno 2020 dai professionisti incaricati di questo collaudo, c'era proprio l'aspetto strutturale unito a quello funzionale. Ecco, un esito positivo che quindi ne allunga la funzionalità, la utilizzabilità per i prossimi 10 anni è un ottimo biglietto da visita per confermare quanto si possa prospettare in termini di riqualificazione dello stadio medesimo. Riqualificazione che va comunque da capire, in fondo va verso quella richiesta però anche delle società di dire abbiamo bisogno di un luogo che sia aperto 7 giorni su 7, che sia appetibile non solo giorni del match e che quindi funzioni da polo attrattivo non solo legato alle partite che vengono svolte. Questo infatti il vostro progetto fa, giusto? Certo, lo fa prestando attenzione a quelle che sono le condizioni dello stato di fatto dello stadio, ovvero cercando di rispettare, trattandosi di un riuso parziale dello stadio, quelle che sono le caratteristiche di partenza dello stadio nel suo complesso, che sono già ottimali in funzione, per esempio, di una visibilità dalle tribune del campo. Lo stadio di San Siro, non dimentichiamocelo, quando fu progettato nel 1925, edificato nel 1926, era già pionieristico, e oserei dire era già 100 anni avanti rispetto agli altri, in quanto aveva le tribune già a ridosso del campo. Peculiarità che oggi è essenziale in funzione di una ricerca di un ammodernamento degli stadi, che è anche permessa, o meglio stimolata, dalla legge sugli stadi ad oggi vigente. Perché ricordiamo Quindi. appunto che c'è una legge sugli stadi che dice che sì, si può fare uno stadio nuovo ove ce ne sia bisogno, ma che bisogna prima di tutto andare a vedere la possibilità di rimettere mano, rimettere e riqualificare gli stadi già esistenti, giusto? Esattamente, e la scommessa in questo progetto, che poi si è sviluppato più approfonditamente negli ultimi 18 mesi, è proprio quella di inserire dei volumi che oggi sono necessari in funzione di un mantenimento dell'apertura degli impianti 7 giorni su 7, anzi, oserei dire quasi quasi spinta all'utilizzo per i 5 o 6 giorni in cui non vi sono le partite, e poi dedicare al giorno della partita appunto la particolarità, insomma ribaltare quello che è il concetto dell'utilizzo dell'impianto, senza creare nocumento ai residenti, senza creare nocumento alla popolazione in generale, perché lo stadio nella posizione in cui è oggi ha già una collocazione mirata e studiata per l'utilizzo sportivo come allora. Ecco, perché ha detto una cosa interessante, accetti, il problema appunto spesso e volentieri poi quando si fanno queste opere è il riversarsi di più persone in un'area e quindi magari dover poi inserirsi all'interno di un contesto urbano non adeguato. Il vostro progetto in realtà si inserisce nel contesto urbano già esistente e senza stravolgerlo. Certo, perché mettendo questi volumi al terzo anello, che non rappresentano una diminuzione appunto dell'utilizzabilità dello stadio, ma se vogliamo ne caratterizza ancor meglio un'espressione unica al mondo, perché non ci sono esempi,
ci sono ancora esempi di stadi in cui gli spazi polifunzionali e commerciali, quindi quelli che verrebbero utilizzati per 7 giorni su 7 alla settimana, sono collocati in quota in una posizione di Milano che peraltro si presta anche a una vista panoramica non solo della partita, ma Beh, anche sì. dell'esterno. C'è una gran bella vista su City Life, ad esempio, da lì si vede benissimo, si vede. Presente un altro aspetto che secondo me è molto importante, ovvero che il fatto di ridurre parzialmente, sottolineo parzialmente, la capienza dello stadio, che con il nostro progetto può essere peraltro modulata in funzione di quanto terzo anello si vuole smontare, me lo conceda, già da sola, in maniera indiretta, crea un miglioramento della densità degli spettatori al suolo, ovvero limitando in maniera parziale la capienza dello stadio, indirettamente o direttamente, se vogliamo, si può dire, anche il flusso a terra degli spettatori migliora perché a parità di Migliore. superficie diminuiscono le presenze sulle Ecco, la domanda però sempre è, e tutto questo però chi lo paga tutto questo bel progettino? Qui le società non vogliono, cioè chi metterebbe i soldi in questa cosa e soprattutto quanto è sostenibile, non solo economicamente, dico, ma sostenibile proprio a livello anche di funzionalità tutto questo progetto? Buongiorno, Prego, intervengo io. magistrate, so che lei su questo parte è ben preparato. Ecco, prima di entrare sull'aspetto economico, brevemente volevo sottolineare che con Riccardo lo ricordo sempre, che il nostro progetto, la nostra iniziativa si basa su quattro pilastri molto solidi che metaforicamente sono rappresentati dai quattro piloni principali dello stadio del Meazza, costruiti nel 90, e sono quattro sostenibilità. Oggi è una parola che va molto di moda, giustamente. E la prima Quattro. sostenibilità è quella progettuale, che ha già detto Riccardo. La seconda è quella costruttiva, nel senso che i lavori saranno comunque, permetteranno alle partite di avere luogo una o 2 giorni alla settimana. Saranno lavori fatti su 3 estati e con le stagioni in periodo invernale intermedi. Nelle estati si lavorerà 24 ore su 24 a tempo pieno. Nelle stagioni invernali ovviamente ci sarà lo stop momentaneo 1 o 2 giorni alla settimana. C'è un esempio lampante nel mondo in questo momento ed è accessibile facilmente via web, che è lo stadio Bernabéu di Madrid. E vi faccio un po' questo esempio. Fiorentino Perez, che è il presidente e padrone, permettetemi, del Real Madrid, aveva tantissimi terreni, ha preferito, ma anche per un motivo iconico, di tenere il Bernabéu vivo per i madridisti, e lo stesso lo faremo noi per l'Inter e per il Milan. Però ha preferito ristrutturarlo e ha cominciato 2 anni fa e nel giro di un altro anno lo completerà e quindi a parte brevi periodi il Real Madrid può giocare la domenica. Noi punteremo molto sulla prefabbricazione e degli esempi concreti. Io appunto, come diceva lei, avendo avuto la fortuna e l'onore di lavorare negli aeroporti di Milano, in SEA, ho seguito con il mio gruppo, con il mio team, ho avuto la fortuna di seguire questo team, di dirigere questo team, che ha gestito l'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa. Anche quello è un esempio tipico, quindi con azionista di maggioranza il Comune di Milano, dove si può. Dove abbiamo, non abbiamo per causa nostra, diciamo, interrotto neanche o spostato neanche un volo. Quindi le sfide difficili si possono affrontare con un concetto di construction management impostato bene. Quindi questa è la sostenibilità produttiva. Poi Costruttiva. c'è quello che qual è la sostenibilità economico-finanziaria. Il nostro progetto, la nostra riqualifica costa sui 300 milioni di euro, quindi la metà, meno della metà del progetto del nuovo stadio. Diamo le stesse performance di vendita del nuovo stadio, 90.000 metri quadri loro, 90.000 metri quadri noi. Abbiamo un business bancabile, sostenibile. Tenete conto che è facile capire che con la metà dei costi iniziali, e chiaramente anche per gli investitori, il business plan può essere
sicuramente parte con un vantaggio. E inoltre quello che, su cui vogliamo puntare noi, e da questo punto di vista siamo già in contatto con degli investitori stranieri, per ovvi motivi di confidenzialità non vi posso ancora fare nomi, ma siamo molto curiosi, e si penserebbe non di costruire per sostenere l'investimento dello stadio questi edifici diciamo di lusso, ma si vorrebbe proporre al Comune di Milano di edificare un social housing con consumo zero di suolo a San Siro e rispettando i parametri del piano regolatore, quindi 0,35 metri quadri su metri quadri contro i 0,51 che del progetto nuovo. E quindi questa è una cosa che... Dove andrebbero edificate queste... Per il comune, chiaro che ci piacerebbe... In che posizione, magistretti, in che posizione l'avete pensata questo social housing? Per far capire, prima vedevamo la mappa dell'impianto San Siro. Adesso l'idea è quella di 4 edifici, ma è per quello che vorremmo, e anche i nostri investitori sono interessati a parlare col sindaco, perché per vedere dove anche per Milano può essere più interessante a fare questo. Quindi siamo aperti anche tu a fare questo. E poi c'è l'ultima sostenibilità, che è la sostenibilità ambientale ecologica. Noi pensiamo di installare dei pannelli fotovoltaici sulla copertura, e ho già detto, cioè, si può anche recuperare il calcestruzzo in modo da permettere quella circolarità. Vogliamo in generale perseguire i 17 obiettivi dell'agenda ONU 2030, delle Nazioni Unite del 2030, i famosi Sustainable Development Goals 17, e quindi in linea con il Green Deal 2030, e quindi è una cosa fondamentale a cui tutti dobbiamo stare attenti. E quindi con queste 4 sostenibilità, ricordo l'ultima che è quella iconica, cioè la sostenibilità di tenere lo stadio di San Siro, e quindi che è un'icona, una memoria, e ritengo che questo dei 4 pilastri, non dico che sia il principale, ma forse è più importante del suo 25%, nel senso che è un valore fondamentale per Milano e anche per tutto il mondo. Quindi, per concludere, riteniamo che la nostra idea sia un'idea, me lo fate dire all'inglese, mi scuso, win-win-win-win, cioè vincono tutti qua, vince il comune, vincono gli investitori, vincono le squadre e vincono i cittadini. E è chiaro che il referente principale deve essere il Comune di Milano, ecco. È un discorso politico infatti, con la P maiuscola. Posso dirvi, le interrompo solo un secondo, facendo così però appunto cambiamo il paradigma che ho usato fino ad oggi, nel senso che fino ad oggi in realtà l'interlocutore principale sono state le squadre che quasi informavano il comune di quello che volevano fare. Voi invece dite no, bisogna tornare a ragionare al contrario, bisogna tenere il comune come perno centrale di questa discussione e ragionare intorno al comune, con il comune cosa fare, cioè è un, come dicevo, una scelta politica questa. Certo Fabio, tenendo conto che lo stadio del comune, anzi un'idea potrebbe essere anche quella di coinvolgere, se il comune è d'accordo, in un PPP, quindi un partnership pubblico-privato, perché no lasciargli un 10%, in modo che comunque una parte di San Siro nei prossimi anni rimanga comunque di proprietà del comune. È una cosa che si usa in tutto il mondo e quindi potrebbe essere anche positivo, ma lo dico anche politicamente. E quindi, tra l'altro, un'altra cosa importante, che adesso parlando con gli investitori, è anche che non è necessario avere 99 anni, 90 anni, come dicono gli investitori attuali delle squadre, per rientrare dall'investimento, ma magari si riuscirebbe, anche grazie ai costi inferiori, ad avere un ritorno in meno tempo. Quindi noi non ci, almeno io non ci sarò più, però e allora vi chiedo, quello esula dal vostro lavoro di ingegneri, credo, perché la palla di cristallo non l'avete neanche voi, ma cosa potrà succedere adesso, quindi come sarà il futuro secondo voi? Ma allora poi lascio la parola a Riccardo. Secondo me il comune deve comunque, noi abbiamo dato al comune prima di Natale, io Riccardo, il progetto,
Come ha risposto il comune? Come ha risposto, Magistretti? Come ha risposto il comune? Così? Come ha Ah no, risposto il comune? ha risposto che per adesso ci ha ringraziato, ma per adesso abbiamo mandato tutta la documentazione, per adesso stanno esaminando quest'altra opzione. Ci piacerebbe sederci a un tavolo, cominciare a sederci, poi se gli investitori ci danno supporto, come sembra, anche con gli investitori per far capire che c'è un'alternativa valida. E perché no, seguirla, metterla sul piatto della bilancia. E quindi noi riteniamo che veramente questo sia un progetto, sia la soluzione migliore per Milano e ci sentiamo un po', e speriamo di esserlo, come Davide contro Golia. Però di nuovo è fondamentale che il Comune ci ascolti e prenda posizione, politica anche. Lascio a Riccardo Aceti, lei la cosa parte vede nel sua. futuro invece? Ma io mi unisco alle considerazioni che ha fatto Nicola, che condivido, e in più faccio un auspicio più che una previsione. Visto che Milano Cortina 2026 è un evento che riveste importanza siderale nei confronti dello stesso stadio che è stato appunto definito e identificato come sede della cerimonia di apertura. Sottolineerei il fatto che abbiamo ancora buon margine per un anno e mezzo prima dell'inizio dei lavori, anche nell'ottica si dovesse partire con un progetto di riqualificazione come il nostro, ovvero auspico che l'amministrazione comunale competente e le squadre, magari riesaminando anche il nostro progetto, facendo ulteriori valutazioni anche in funzione di meccanismi che nel frattempo sono cambiati nell'ultimo anno e mezzo, l'abbiamo visto tutti, non solo per motivi legati allo sport, possano portare una nuova visione, come diceva prima Nicola, win-win-win per tutti, e questo lo si può fare nei prossimi 12-18 mesi, dando spazio alla cantierizzazione che, se iniziata entro la fine del 2022, può essere portata a termine Accetti, per il 2025. è interessante, mi sta dicendo che insomma se va fatto bisogna farlo però abbastanza in fretta, nel senso che se vogliamo arrivare al 2026 pronti dobbiamo darci una mossa. Certo, per avere al 100% la riqualificazione prospettata è così, ma un tema interessante che vorrei comunque spendere, sempre nell'ottica diciamo così, di affermare quanto sia duttile una progettazione come quella da noi prospettata, si potrebbero comunque finire alcune opere come quelle che riguardano il terzo anello e nel frattempo, anche non per forza, entro il termine stabilito dalla cerimonia di apertura, proseguire con manutenzioni straordinarie, operazioni di rifunzionalizzazione degli spazi posteriori alle gradinate del secondo e del primo anello che fanno parte di interventi che noi prevediamo, un po' in quell'ottica che a suo tempo aveva previsto l'ingegner Nervi per lo Stadio Franchi di Firenze, di cui oggi si parla tanto, ovvero dell'occupazione di alcuni spazi sotto le gradinate delle bellissime strutture, delle bellissime architetture strutturali dello Stato di Firenze, che a San Siro potrebbero trovare una loro collocazione al primo e al secondo anello, in maniera anche, diciamo così, non contemporanea ai lavori che sul terzo Chiarissimo. anello garantirebbero però l'incipit, qualcosa che a cascata può Può completare la essere riqualificazione dello stadio. chiarissimo, chiarissimo. Da quanto ho capito, questi spazi sono veramente tanti, però, perché insomma ne parlate spesso come se sono veramente delle metrature pazzesche, da quanto ho capito, perché insomma tutti questi spazi, cioè, quanto spazio vuoto c'è in questo momento a San Siro? Faccia capire, ingegnere. Tenga presente che solo al terzo anello, decostruendo le gradinate e ricavando questa galleria commerciale su tre livelli, con un peso non eccedente le strutture che si andrebbero a rimuovere, da qui Ok. l'idea di appoggiarle sulle torri preesistenti, garantirebbero dai 30 ai 35 mila metri quadri solo lì in quota. Ogni quota? Nulle, solo lì in quota al terzo anello. Tenga presente che tutti gli altri spazi del secondo e del primo anello, che oggi non vengono utilizzati e che potrebbero essere non solo riqualificati, ma appunto rigenerati con nuove solette, nuove superfici, ne garantirebbero non solo altrettanti, ma più di quanto appunto ci si possa aspettare. Però, insomma, di spazio ce n'è, a questo punto sarebbe veramente una bellissima anche esercizio di consumo di suolo zero, come si dice spesso e volentieri. Non sarebbero solo parole, ma in questo caso sarebbero veramente dei fatti molto interessanti. Io
Vi ringrazio tantissimo davvero per questo bellissimo progetto che ci avete presentato oggi. Speriamo di sentirci presto. Teneteci aggiornato anche su come andrà avanti, su anche i prossimi passi che vorrete fare. So che insomma state proposto in più di una situazione il vostro progetto, quindi insomma fateci sapere come andrà. Certo, grazie mille a voi. Va bene, grazie mille all'ingegner Riccardo Aceti e all'ingegner Nicola Magistretti, grazie mille davvero, buon lavoro e complimenti appunto per questo bellissimo progetto di riqualificazione dello stadio San Siro. Grazie mille davvero, a presto. Di nuovo, grazie a Grazie tutti. anche a voi che ci avete seguito, grazie mille davvero per essere in tanti oggi a seguirci fino a quest'ora. Noi torniamo mercoledì sempre qui in diretta. Il tema dello stadio, lo sapete, è un tema che stiamo seguendo da tanti mesi. Seguiremo anche, comunque, avremo anche, daremo spazio anche a chi invece dice che lo stadio va ricostruito da zero, per capire invece quali sono le motivazioni, diciamo, dell'altra campana, così che poi voi da casa decidiate in libertà e in piena coscienza da che parte stare e per chi fare proprio il tifo. In questo caso ci può stare un po' di tifo perché stiamo parlando anche di uno stadio, ma soprattutto stiamo parlando di un bene del comune, stiamo parlando di un bene nostro cittadino, quindi è importante che noi cittadini seguiamo fase per fase e rimaniamo il più informati possibili su questo tema. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguito, grazie mille, arrivederci e a presto.